Trader, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Un saluto a te, Pietro. Abbiamo, ecco, visto, abbiamo appena accennato alle ultime notizie sul reddito di cittadinanza e anche le dichiarazioni su Banca Carige di Matteo Salvini. Ma prima di parlare di questo vorrei aggiornare con te il mercato, sui mercati, la notizia sui mercati azionari, andando a vedere insieme i titoli che stanno performando meglio e quelli invece che stanno facendo peggio. È un caso anche questa volta, sta facendo in cima listino troviamo il titolo Juventus, Pietro, più 2,46%, mi sa che porti bene tu al titolo bianconero. Unipol Una Group volta più 2,21%, Italgas più 1,21%, Enel più 0,89%, Unipol Sai più 0,67%, mentre anche alcuni bancari stanno performando bene, vediamo. Banco BPM più 0,25, sulla parità anche Unicredit e Banca Generali. Andiamo a vedere invece in fondo al listino troviamo A2A che cede il 2,47%, Saipem penalizzata anche dalle quotazioni del petrolio meno 1,85%, Moncler meno 1,66% e Azimut meno 1,31%. Come vedi la giornata di oggi, Pietro? Ma se dovessi usare un titolo direi che loro vincono anche quando non giocano, anche quando la Juve non va in campo vince sui mercati, quindi questo sbarco sul titolo, sull'indice FTSE MIB 40 sta sicuramente portando bene. Riguardo i mercati, in due parole, sembra che dopo che nell'ultima parte del 2018 il mercato aveva inforcato gli occhiali neri, cioè ogni notizia veniva interpretata in maniera negativa, era la scusa per vendere. Adesso magicamente, nonostante non sia successo nulla di particolarmente straordinario, c'è un'impostazione assolutamente diversa e un indice che tende sempre a avere una certa forza. Anche stamane, nonostante sui mercati asiatici si sia visto un po' di lettera, dopo una partenza debole, adesso se guardi, proprio in questo momento abbiamo toccato i nuovi massimi di giornata. Meno forte il DAX, quindi il nostro listino mostra una buona forza, una forza data da un rimbalzo che in qualche modo coinvolge la stragrande maggior parte dei titoli, quindi non un settore in particolare che sta guidando, ma un rimbalzo generalizzato, diciamo, in cui sono protagonisti sostanzialmente tutti i titoli, a cominciare da quelli energetici che hanno ben, come dire, sfruttato il rimbalzo del prezzo del petrolio, nonostante oggi ci sia un consolidamento, e quindi insomma un inizio anno che, diciamo, interessante per i rialzisti. Il rimbalzo prosegue. Francamente non mi aspetto molto più di un rimbalzo, perché l'impressione che si ha è che questo movimento rialzista sia alimentato dall'attesa di un accordo sul lato dazi fra Cina e Stati Uniti. E come sai, quando le notizie sono già un po' scontate nei prezzi, spesse volte la news diventa più un alibi per vendere piuttosto che per comprare. Quindi il classico buy rumors e sell news credo che sia una delle poche regole, diciamo, universali che possono essere eseguite serenamente sul mercato. Però ci godiamo questo momento di rialzo. Io non sarei oltremodo avido se hai avuto la fortuna e la bravura di entrare su prezzi bassi, quindi proprio inizio anno. Onestamente, una parte delle posizioni la liquiderei su questi livelli, perché certe volte accontentarsi, diciamo, è opportuno, e soprattutto in questo caso ritengo che sia corretto farlo. Che cosa secondo te smuove le acque al rialzo per il FTSE MIB, oppure gli indici europei seguono la scia di Wall Street? Ma guarda, secondo me l'argomento è duplice. La cosa interessante è che le ricoperture sono scattate a piazza affari sui titoli più penalizzati. Ricordo che dicembre è stato un mese drammatico per certi versi su alcuni titoli, e quindi un po' piazza affari va di forza propria in virtù delle ricoperture. Titoli come Tenaris, Saipem, nel mese di ottobre, novembre, dicembre è stato un trimestre drammatico, e quindi sono scattate un po' le ricoperture. Poi la verità è che quest'anno c'è stata una peculiarità, nel senso che le sedute più drammatiche
Per Wall Street sono state le sedute in cui sostanzialmente Piazza Affari era chiusa. Per scherzi del calendario, sostanzialmente ci siamo bypassati quelle sedute, non so se ti ricordi, fra Capodanno, Natale e prima della Befana, in cui è successo di tutto a Wall Street e Piazza Affari ne ha risentito meno di quanto ne avrebbe risentito se il mercato fosse stato aperto. Quindi due elementi, in primis un traino generale da quando il governatore della banca americana in qualche modo ha fatto una marcia indietro, è scattato un po' il risk-off, e quindi il riscontro, pardon, quindi il ritorno agli acquisti, e in secondo luogo le ricoperture su titoli che probabilmente erano stati penalizzati oltre il dovuto. Quindi bene così, però non è secondo me un'inversione rialzista e quindi va trattata per quello che è per il momento, e quindi un rimbalzo. E sui rimbalzi, secondo me è opportuno, ribadisco, liquidare almeno parte dei profitti realizzati sinora. Quindi solo un rimbalzo. Quali sono i titoli che stanno shortando, secondo te, gli investitori istituzionali? Sì, i titoli nel mirino delle mani forti. Ricordo che non è un'informazione privilegiata, anzi è un'informazione assolutamente pubblica. In due parole, ogni giorno sul sito della Consob, intorno alle 15:30, secondo l'attuale normativa, chiunque venda allo scoperto un titolo azionario italiano e lo faccia per una soglia maggiore dello 0,5 del capitale è obbligato a darne comunicazione. Quindi sul sito della Consob si troverà questa informazione. Noi l'abbiamo un attimo rielaborata per cercare di avere delle informazioni con un nostro tool che si chiama Big Short Hunter, che in qualche modo fotografa l'attuale situazione. La prima considerazione è che lo short è leggermente in contrazione rispetto alle ultime settimane, quindi le posizioni corte si stanno un po' diciamo, ricoprendo, gli istituzionali stanno in parte ricoprendo, e che i titoli finanziari sono ancora quelli più nel mirino degli investitori istituzionali che scommettono su ribasso. In particolare la classifica vede tre titoli finanziari fra i primi tre shortati, che sono Azimut con 9,91% del capitale shortato da 7 investitori, Banco BPM con l'8,84% shortato da 7 investitori e infine UBI Banca con 6 investitori che short nel 6,68%. Diciamo, di per sé questa non è un'indicazione ribassista, anzi, se le posizioni short dovessero essere richiuse molto rapidamente, questa sarebbe un'indicazione che gli istituzionali sono satolli e che quindi probabilmente il movimento short è in conclusione. Quindi è estremamente interessante, secondo me, monitorare diciamo, queste posizioni, perché in qualche modo si parte dall'idea che l'investitore istituzionale nel medio-lungo termine è certamente più vincente rispetto all'investitore retailer. Quindi se tu copi quello che fa l'istituzionale, nel tempo sposti le probabilità di successo dalla tua parte. E tanti casi l'anno scorso hanno dimostrato, ad esempio, il movimento pazzesco che c'è stato su Safilo, su OVS, su questi titoli piccolini, dove prima che partisse il ribasso violento, si vedeva che gli istituzionali stavano accumulando enormi posizioni short, che fra l'altro proprio negli ultimi giorni stanno via via richiudendo, in particolare su Safilo. Anche qui un classico esempio da manuale: gli shorter si ricoprono, chiudono le posizioni su Safilo e magicamente il titolo riparte a rialzo. Viceversa, quando alla fine del 2018 iniziavano a vendere massicciamente il titolo Safilo, anche complice l'aumento di capitale, è successo quello che è successo, e quindi una grande debacle del titolo. Quindi l'indicazione e il consiglio che mi sento di dare è monitorare con attenzione questo parametro, perché tutti noi siamo ben consapevoli che il mercato, ahimè, non lo facciamo né io né tu e né probabilmente i nostri telespettatori, che magari sono capitalizzati, ma non quanto chi riesce a muovere centinaia di migliaia di euro in azioni e in titoli, e quindi di fatto fa il mercato. Quindi è come se tu hai un radar su un investitore molto grosso, o tanti investitori molto grossi, in grado, proprio in virtù del denaro, del grande denaro che hanno a disposizione, di condizionare l'andamento dei prezzi. Quindi un'informazione preziosa
che va monitorato con grande attenzione. Ecco, vedo Azimut che continua a scendere come detto, torna a scendere dopo che ieri ha recuperato dal minimo del 27 dicembre circa il 14%. Quindi gli short sono stati chiusi nei giorni scorsi, Pietro? I short sono stati chiusi, due istituzionali le hanno chiusi, ma sono ancora presenti il 9,91%. Ti posso dire, analizzando, diciamo, i grafici che elabora il nostro software, che il massimo dello short del titolo Safilo è esattamente il 19 novembre, quando era shortato al 12,07%, il 12,07% del capitale era shortato. Adesso sono scattate qualche ricopertura a fine anno che ha innescato questo repentino rimbalzo. Adesso bisogna vedere, c'è una sorta di supporto, perché questi grafici che utilizziamo noi sono sostanzialmente utilizzabili anche con i parametri tecnici, quindi con gli strumenti tecnici. Io ritengo che se lo short su Safilo vada sotto, su, pardon, su Azimut vada sotto al 9, il 9%, vuol dire che le ricoperture sono effettivamente insistite. Perché? Perché il titolo non va sotto questo livello dall'ottobre del 2018. Quindi sarebbe a dire che gli investitori istituzionali sono talmente, come dire, sazi di questo enorme profitto che hanno realizzato sulla posizione short su Safilo, che sarebbe indotta a chiuderla. E come sai, la ricopertura di una posizione short è un acquisto, e naturalmente un acquisto per la legge banale, la domanda offerta tira su i prezzi, e quindi occhio a un ritorno sotto il 9% di short di Azimut, che sarebbe un primo indicatore che ci darebbe la percezione che gli istituzionali stanno iniziando a chiudere rapidamente le posizioni short, e quindi sarebbe il viatico per un rialzo. Ok, va bene. Vediamo FCA oggi sotto i riflettori per la Sì. notizia sul contenzioso, sul scandalo emissioni. Sborserà 650 milioni di dollari. Sì, guarda, sono molto sorpreso dalla reazione, perché ci sono due notizie che ritenevo in preapertura fossero molto più impattanti. La prima è questa, quella che dicevi tu, quindi un risarcimento Monster, circa, ho letto, circa 2.500 euro per ogni, diciamo, consumatore penalizzato. Ma Sì, tra dollari. l'altro c'è anche una seconda notizia, dollari, pardon, una seconda notizia per la quale c'è un'ulteriore multa, in questo caso relativa a un accordo, a un cartello fatto dalle case produttrici sui finanziamenti per le auto. Sostanzialmente le principali case produttrici, eccetto Mercedes, che anzi ha proprio denunciato questa pratica, in qualche modo hanno denunciato il fatto che c'era un accordo fra tutte le case automobilistiche per fissare un tasso di finanziamento unico, e quindi sostanzialmente per spiazzare la concorrenza. Quindi queste due notizie messe insieme potevano impattare in maniera molto violenta sul titolo. Invece, in realtà, dopo un'apertura piuttosto debole, il titolo piano piano sta risalendo. Evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge, perché sono due notizie importanti. Probabilmente gli operatori non hanno creduto del tutto a questa multa, perché se no, insomma, mi aspetterei un cedimento sicuramente più violento. Quindi per il momento rimango alla larga. Stamane ho provato uno short proprio sull'idea che ti avevo Ecco, detto. infatti volevo chiederti su FCA come sono posizionate le cosiddette mani forti. Lo verifico subito, mi sembra che non c'è niente di particolarmente rilevante, ma col mio tools lo andiamo a vedere subito. No, in effetti ricordavo bene, le mani forti non ci sono short aperti sul titolo, e quindi per il momento non ci sono particolari indicazioni. Diciamo, indicazioni forse più insomma, che in qualche modo vanno monitorate, ci sono su Leonardo. Il titolo in questo momento è in sesta posizione, è uno dei pochi titoli sul quale da inizio anno lo short sta leggermente crescendo. La cosa bella di questo nostro strumento
e che ti dà in tempo reale le variazioni che ci sono in un certo orizzonte temporale. Uno dei pochi titoli sul quale sta crescendo lo short è Leonardo, e quindi anche qui occhio, perché insomma, questa indicazione naturalmente va confermata, ma è uno dei pochi sul quale c'è una crescita dello short. In particolare due investitori stanno shortando Leonardo: uno è QR Capital Management, che fra l'altro è l'hedge fund che più ha scommesso nel recente passato sulla discesa dei titoli; il secondo è Marshall Wace, che ha una posizione dell'1,01, e anche Marshall è piuttosto presente. Un'altra informazione che abbiamo è esattamente questa qui, cioè ti dice gli hedge fund che più si stanno, fra virgolette, accanendo e scommettendo sul ribasso dei titoli italiani, e quindi informazione che Marshall Wace è quello che più sta insistendo sulla discesa dei titoli italiani, quindi facendo delle vere e proprie scommesse a ribasso. In particolare detiene 13 titoli italiani a ribasso, cioè sta shortando, ha superato la soglia con 0,5% su 13 titoli italiani, per un complessivo 15,59% di posizioni nette corte. Anche qui è molto interessante, secondo me, vedere questa informazione, perché per capirci se Ray Dalio, che è a capo del più grande hedge fund mondiale e quindi insomma ha tante cartucce, scommette sul ribasso di un'azione italiana, diciamo, probabilmente mi spavento di più piuttosto che se lo fa l'ultimo degli hedge fund, diciamo, con meno standing. Quindi capire anche chi sta shortando, lo standing di chi sta shortando, cioè se tu hai di fronte un investitore che negli ultimi 10 anni è sempre dalla parte giusta, e se lui sta shortando, io probabilmente farei quantomeno quello che fa lui, o quantomeno non acquisterei un titolo che sta vendendo Ray Dalio, perché voglio dire, sarebbe piuttosto, come dire, sfidante, e non mi sembra una cosa molto intelligente, francamente. Abbiamo Pietro una nuova Instant News mentre parla di Lorenzo. Il titolo Juve raggiunge i massimi di ieri. Ma tu lo fai apposta, però vedi. Porti Sì, no, bene, porti Juve. bene, Pietro. Hai Juventino. Ma diciamo che magari questa fortuna sui mercati finirà sul campo, va, che ti devo dire. No, ma a parte gli scherzi, però è da monitorare molto attentamente Juve, perché proprio in questo momento sta a 1,25, che se fai caso è la resistenza che si è opposta alla salita dei prezzi nelle ultime 6 settimane. Quindi occhio, perché una chiusura superiore a 1,25 probabilmente sarà il viatico per un ulteriore apprezzamento. Fra l'altro, i volumi stamane sono interessanti, proprio in questo momento è superata la quota degli 8 milioni. Quindi, insomma, a parte le nostre, diciamo, beghe calcistiche, è un titolo che sicuramente presenta una buona impostazione grafica, complice anche il fatto che, come detto, da qualche giorno è presente nell'indice FTSE MIB 40. E quindi, diciamo, gli istituzionali che coprono questo indice sono obbligati a mettere una parte dei titoli Juventus in portafoglio. Claudio ci scrive: ho comprato Juve 1,23, che faccio? Lascio correre? Ma secondo me sì, diciamo, sarebbe bene che si esplicitasse anche l'obiettivo di investimento, ovvero un conto è una speculazione di poche ore o pochi giorni, un conto è se l'obiettivo è tenerlo in portafoglio molti anni. Io, francamente, con una logica speculativa direi di sì, il titolo ha un buon momentum; con una logica di medio-lungo termine non mi convince del tutto, perché storicamente le società sportive o del mondo del calcio quotate in altri mercati fanno fatica, perché se ci pensi è un business in qualche modo legato anche al risultato sportivo. Cioè, per capirci, se la Juventus Certo. vince la Champions League, e vincere o perdere è una questione di sfumature. Se ci pensi, che ne so, un palo o una traversa, si tratta di 40 centimetri più o 40 centimetri meno. Allora, visto che il futuro di un investitore probabilmente non deve essere legato alle sorti di qualcosa di esogeno, come può essere un risultato sportivo, probabilmente nel medio-lungo termine, diciamo, ci vuole probabilmente una fede anche Un calcistica target per. giusto secondo te?
Ma guarda, secondo me a 1,50 se dopo 1,25 ce la può fare. Naturalmente ci deve essere complice un mercato che accompagna, ma insomma sarei piuttosto fiducioso. Mi sembra che il denaro ci sia e quindi minimi crescenti, massimi decrescenti, diciamo, le condizioni grafiche di breve termine sono interessanti. Intanto il titolo vola anche sui massimi, si avvicina ai massimi di settimana. Pietro, come sarà l'anno invece di SS Trader ed Investing? Ma sarà un bell'anno, abbiamo in mente tante, tante cose. Diciamo, il progetto quest'anno prevede un po' un ampliamento dei temi che noi tipicamente trattiamo. Quindi quest'anno non nel corso dei nostri eventi didattici che saranno più, diciamo, cadenzati, cioè sarà quasi un mese, puntiamo anche sulla finanza personale. Perché? Perché abbiamo visto che molte persone focalizzano tutte le loro risorse, su un investimento magari di breve termine, quando in realtà alcune esigenze finanziarie vanno in qualche modo pianificate e pensate. Cioè, banalmente ti dico, quest'anno è stato l'anno record, per le nascite, la scarsità di nascite e l'anno record per l'allungamento della vita degli italiani. Tu dici che c'entra con la finanza? Invece c'entra tantissimo perché tipicamente il welfare dei prossimi anni in Italia sarà meno presente. Perché? Perché quando un paese invecchia, tipicamente la spesa sanitaria cresce e la spesa per le pensioni uguale. E quindi l'argomento nostro di quest'anno è la sensibilizzazione al, tra virgolette, l'individualismo. Non puoi pensare più che lo Stato si occupi, tout court di tutte le tue esigenze finanziarie, che sono una pensione dignitosa, che sono una sanità di qualità, che sono l'educazione dei tuoi figli di grande, diciamo, rigore, perché le risorse, ahimè, nel tempo e parlo nei decenni, saranno più scarse. Quindi bisogna pianificare oggi anche questi aspetti, oltre che quello dell'investimento, per avere un futuro finanziario proprio e della propria famiglia, dei propri cari di grande qualità. Quindi, insomma, siamo quest'anno sul pezzo, allarghiamo un po' il campo perché credo che questo è un tema che sicuramente non ti fa divertire, perché pensare a queste cose qua non è divertente, però ritengo che possa dare un contributo interessante alla propria esistenza in termini di qualità di vita. Ok, grazie. Allora, grazie Pietro Grazie a te. Di Lorenzo per essere stato con noi. Buona giornata.